C'è stato un tempo, quasi 6 secoli fa, in cui un capolavoro del Rinascimento italiano si trovava qui, a Bologna, nella Basilica di San Petronio. Ci rimase per quasi 3 secoli, poi fu smembrato. Era il Polittico Griffoni, oggi diviso nelle collezioni dei più prestigiosi musei del mondo. Bologna era allora città internazionale, sotto il potere dei Bentivoglio, e gareggiava per importanza e splendore con la Firenze dei Medici e la Corte di Ferrara. Ed è dalla città degli Este che arrivarono a Bologna Francesco del Cossa ed Ercole De Roberti, gli artisti che hanno creato il Polittico Griffoni. Due maestri che tra il 1470 e il 1472 hanno innovato la pittura del loro tempo. I santi scavalcano il limite del dipinto. Dall'eternità dell'oro irrompono nel presente. Diventano attori su un palcoscenico, circondati da architetture in prospettiva. Il paesaggio si popola di figure e costruzioni fantastiche, mentre si svolge il racconto sacro. Si compie il miracolo della pittura, la luce che disegna lo spazio, i volti segnati che sembrano vivi. Francesco del Cossa ed Ercole De Roberti impongono la realtà. Non sono i soli nell'Italia di allora. È una stagione di opere rivoluzionarie che la storia troppo spesso ha cancellato. Il teatro della sofferenza umana viene fissato per sempre nella terracotta. È così che nel 1463 Niccolò dell'Arca aveva modellato il compianto sul Cristo morto per la chiesa di Santa Maria della Vita. Un'opera unica che aveva ispirato anche i due ferraresi, Ercole De Roberti in particolare. La sua Maddalena piangente è colta infatti nello stesso grido. Questo frammento d'affresco di sconvolgente modernità viene dalla perduta cappella Garganelli in San Pietro. Oggi è conservato alla Pinacoteca Nazionale di Bologna. Ma è l'intera città a restituirci le testimonianze nascoste dell'età d'oro della dinastia dei Bentivoglio. Fu Giovanni II, protettore dei Grifoni, a dare l'incarico a Francesco del Cossa di restaurare un'antica Madonna nella chiesa di Santa Maria del Baraccano. La creazione dell'artista esalta l'immagine della Vergine. Il suo trono è sormontato da una volta all'antica. In lontananza si ritrova il paesaggio immaginario del Polittico Griffoni. La maestosa macchina d'altare destinata a San Petronio, l'immensa basilica luogo simbolo per tutti i bolognesi, ornava la cappella di Floriano Griffoni, il suo illustre committente. Anche altre famiglie della città avevano fatto realizzare ricche decorazioni, ad esempio i Bolognini. La loro è l'unica cappella quattrocentesca tuttora conservata. Continua a celebrarne il casato. Ma trascorsi i secoli e mutati i gusti artistici, la cappella Griffoni passò in altre mani, quelle di Monsignor Pompeo Aldrovandi, futuro cardinale quasi eletto papa. Fu lui a ordinare nel 1725 lo smembramento del Polittico e a condannarlo al suo destino di opera dispersa. Solo oggi, 295 anni dopo, con la mostra concepita da Fabio Roversi Monaco e organizzata da Genus Bononie, musei nella città, il Polittico Griffoni è finalmente tornato a casa.